A Salone di Ginevra la Citroen Berlingo arriva alla terza generazione che cambia moltissimo dal punto di vista estetico ma ancora di più dal punto di vista tecnico e adesso vi spiego come e quanto. Ed eccolo qui il Citroen Berlingo e vedete la faccia è quella di famiglia con l'ormai classica mascherina molto sottile con il logo del double chevron integrato e poi dopo i gruppi ottici sistemati su 1, 2 e 3 livelli con naturalmente anche luci a LED. Poi vabbè, ok, l'estetica è quella classica di un mezzo multispazio, quindi con il muso non troppo lungo e soprattutto un posteriore che va giù bello verticale così da offrire il massimo in termini di spazio e capacità di carico e anche capacità di trasporto persone, perché il Citroen Berlingo si sdoppia e sarà disponibile sia nella versione classica lunga 4,4 metri sia anche nella versione più lunga di 4,75 metri e con la possibilità di ospitare due o tre file di sedili per viaggiare fino in 7 con i sedili dell'ultima fila che qua purtroppo sul modello esposto qui a Ginevra non ci sono ma scompaiono sotto il pianale di carico così da avere un piano di carico appunto perfettamente piatto e senza ostacoli. Adesso vediamo di aprire il portellone ed eccolo qua, bello spazio di carico che sulla versione più corta è lungo 2,7 metri mentre sulla versione di 4,75 metri di lunghezza permette di alloggiare colli lunghi fino a 3 e poco più metri. Ma la grande novità della Citroen Berlingo di terza generazione risiede anche nella tecnologia e nella meccanica, perché il multispazio francese è basato sulla piattaforma MP2 di PSA, ovvero la stessa ad esempio di Peugeot 3008, di Citroen C4 Space Tourer e della nuova Peugeot 508, una piattaforma che quindi permette al multispazio francese di ospitare sotto il cofano anche i nuovi motori, tra i quali il 1500 diesel da 130 cavalli e anche tante tecnologie di assistenza alla guida come ad esempio il cruise control adattivo e frenata d'emergenza. Adesso però facciamo anche un viaggetto nell'abitacolo dove vediamo che anche l'impostazione è completamente nuova, è molto più da macchina, passatemi il termine, con un bel volante con i suoi comandi per gestire l'infotainment e il computer di bordo che è integrato qua in mezzo a una classica strumentazione analogica e poi dopo qua invece al centro, posizione rialzata, c'è il monitor touch per il sistema di infotainment con naturalmente il navigatore satellitare, tutte le informazioni per l'auto e per i sistemi di assistenza di cui vi parlavo prima, multimedia eccetera eccetera, e la buona notizia almeno per quello che mi riguarda è il fatto che i comandi del climatizzatore sono affidati a pulsanti fisici e quindi non più al sistema di infotainment. Vediamo, comunque l'interno è anche curato dal punto di vista sia dei materiali che comunque sembrano buoni al tatto e anche l'assemblaggio sembra molto buono, anche qua sui pannelli porta sì le plastiche non sono morbide ma comunque sembrano abbastanza solide, ma anche poi dal punto di vista cromatico c'è una certa cura con questi sedili con questa striscia azzurra, il nero e il grigio. Poi appunto qua invece la seconda fila con le tre poltroncine singole che però non scorrono e che poi dopo si possono abbattere e così appunto da andare a creare un piano di carico perfettamente piatto. Adesso chiudiamo e vediamo com'è il Citroen Berlingo tutto quanto chiuso. Vedete ci sono anche gli air bump classici di Citroen che però invece che essere al centro della portiera come è avvenuto anche sugli altri modelli del double chevron è cascato in fondo alle portiere così da dare comunque una caratterizzazione estetica propria, una protezione per le portiere ma non essere così predominante nell'estetica dell'auto. Che dite? Vi piace? Al posto del solito SUV magari potrebbe essere una scelta adatta a voi? Chiaramente fatecelo sapere nei commenti e continuate a seguirci su omniauto.it, sul canale YouTube e su tutti i nostri canali social.